Buonasera, benvenuti a 8:30 sabato. Buonasera, buonasera, benvenuta Alessandra Tarquini, docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Buonasera, buonasera. Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle e sostenitore del sì al referendum. E buonasera Carlo Calenda, europarlamentare, leader di Azione e sostenitore del no al buonasera. Referendum sul buonasera. Taglio dei parlamentari. Ecco, Calenda come lancia il suo no? Dicendo votate no al referendum per mandare Di Maio e Toninelli a spazzare il mare. Adesso ce lo spiega bene. Lo considero un positivo effetto collaterale del no al referendum. Va bene, e adesso ce lo spiega bene. Sì. Vedo che anche Toninelli sorride, ma non troppo, perché comunque per voi dei 5 Stelle il taglio dei parlamentari è una bandiera storica. Subito dopo la pubblicità. Carlo Calenda, lei è uno dei leader dei pochissimi partiti che apertamente si sono schierati per il no al referendum sul taglio dei parlamentari e chiede un voto, tra l'altro anche per mandare a spazzare il mare Di Maio e Toninelli, ma ce l'ha con il taglio dei parlamentari o con il Movimento 5 Stelle o tutte e due? No, non ce l'ho con il taglio dei parlamentari, ce l'ho con questo taglio dei parlamentari. Sono assolutamente favorevole e ho votato l'idea di non avere più il Senato. Penso che sia una cosa buona e una cosa giusta. E questo taglio dei parlamentari, viceversa, non migliora le due questioni fondamentali che sono la qualità del lavoro parlamentare e la qualità dei parlamentari. In primo luogo perché le commissioni rimangono esattamente le stesse. Per esempio la Commissione Attività Produttive finirà per avere al Senato 12 persone e rischierà di, soprattutto nella parte di supporto all'attività legislativa, di rallentare tutto. E dall'altro lato, per la qualità delle liste, per una roba ovvia, perché oggi un segretario di partito candida i primi 90 posti, ci mette i fedelisti, negli ultimi 10 ci mette le personalità più indipendenti, più brillanti, che vengono da fuori, eccetera, per dare un po' di belletto alle liste. Mi pare evidente chi taglieranno. Dunque ci sono solide ragioni di merito, ce ne sono anche altre. E però c'è anche, secondo me, il tema di fermare questo modo di fare populismo su problemi complessi come quelli della rappresentanza democratica, che secondo me sono propri, no, secondo me, che sono propri dei 5 Stelle. Ricordo che i 5 Stelle, mentre fanno e promuovono questo referendum, si sono appena aboliti il limite dei due mandati. Avevano costruito tutto il loro racconto sul limite dei due mandati. Siamo in politica per un breve periodo, eccetera. E se lo sono levato perché non escono dalla politica neanche se li prendi col forcipe. Ora, ci sarà un problema a continuare a far fare a loro quello che gli pare e a fargli fare quello che gli pare sulla Costituzione italiana? Secondo me sì. Allora, senatore Toninelli, adesso lei ha un grande diritto di replica. Allora, è vero che i sostenitori del sì al referendum cercano di convincere chi è ancora dubbioso, dicendo tra l'altro anche che migliorerà la qualità degli eletti e anche la qualità del lavoro parlamentare, averne di meno di parlamentari, ma per la verità non c'è nessuna prova che questo accadrà. Sì, innanzitutto il 20 e il 21 di settembre si andrà a votare non contro qualcuno, perché quello è sbagliato, l'interpretazione di chi dice andate a votare contro il Movimento 5 Stelle è un'offesa per i cittadini che hanno diritto di voto. Si andrà a votare a favore di qualche cosa. La domanda è semplice: volete, cittadini, confermare una legge votata quasi all'unanimità da tutti i partiti in Parlamento, che riduce da 945 a 600 il numero di parlamentari, o volete mantenerli così? Per noi è un sì doveroso, è un sì giusto, è un sì di buon senso.
Non riduciamo la rappresentatività del Parlamento, ma ci uniformiamo agli altri paesi europei. Oggi, dati alla mano, inconfutabili, l'Italia ha un parlamentare ogni 63.900 abitanti, poi c'è la Spagna con uno ogni 84.000 e via dicendo la Gran Bretagna e la Germania. Riducendoli di un terzo diventiamo come gli altri paesi, uno ogni 100.000. E ricordiamoci che oltre ai parlamentari ci sono i consiglieri regionali, 884, e ricordiamo che i consiglieri regionali sono organi di natura legislativa, ci sono gli eurodeputati, ci sono i sindaci, i consiglieri comunali, quindi non c'è un deficit di rappresentanza, ma un numero giusto di parlamentari in cui non ci sia possibilità di imboscarsi. Un terzo dei parlamentari è assenteista, non lavora in Parlamento, un numero giusto di parlamentari dove abbiamo... tutti lavorano, non ci mettono la faccia. Senta, Tonini, allora adesso prima di dare la parola a Calenda, voglio solo chiederle se non la spaventa, non la preoccupa che comunque una leader politico come Calenda dica apertamente che questo è anche un voto contro di voi, che quindi a prescindere dal merito del referendum c'è anche una questione di votare contro la politica del Movimento 5 Stelle. No, non mi preoccupa assolutamente, ma mi dispiace, perché se il voto è, e lo è, il momento di democrazia più alto ed importante che abbiamo, ovviamente, politicizzarlo, quando in realtà il voto ha un argomento specifico, che è il numero dei parlamentari, che tutti i partiti hanno inserito nei programmi elettorali, che tutti i partiti hanno votato, che cosa significa dire a votare, di andare a votare contro qualcheduno? Perché se voti no al voto del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, perché tutti hanno votato sì, quindi è un voto contro tutte le forze politiche eventualmente, ma io sono convinto che i cittadini voteranno sì in massa. Premesso, Toninelli, che ci sono circa 1,5 miliardi di filmati tuoi in cui spieghi che il referendum del 2016 era un voto contro Renzi, ma detto questo, quello che sto dicendo è una cosa diversa. Il merito del provvedimento, e l'ho chiarito, è sbagliato da qualunque parte arrivi. Io ho attaccato durissimamente il Partito Democratico, che ricordiamolo, ha votato 3 volte no, non dicendo siamo in disaccordo con questa norma, dicendo che questa norma era antidemocratica, sbagliata, danneggiava la rappresentanza, era un colpo alla democrazia, eccetera, come hanno fatto con i decreti sicurezza che stanno ancora lì. Quindi io penso che il merito sia sbagliato. E c'è un altro punto, Toninelli, io non ho proprio toccato il tema della necessità di tagliarli i parlamentari, io ho votato per il taglio dei parlamentari, ma tagliando una Camera, perché quello risolve un problema, il vostro taglio non risolve un problema, e usando le parole di Ceccanti, che oggi ha cambiato ed è diventato per il sì, è solo uno slogan elettorale. Allora, interpello la professoressa Tarquini. Lei cosa pensa? Perché in tanti credono che questo referendum sia un po' il punto d'arrivo, l'ultimo capitolo di anni di antipolitica, di politica contro la cosiddetta casta. Secondo lei? No, io in realtà effettivamente è un tema complicato, perché da un lato verrebbe da dire che non è un'espressione di antipolitica se guardiamo la storia della trasformazione della Costituzione, cioè i tentativi di modificare la Costituzione tengono presente questo tema della riduzione dei parlamentari, quindi le classi politiche, ma ormai possiamo partire dagli anni Ottanta, hanno avuto come obiettivo quello appunto di ridurre il numero di parlamentari, da destra e da sinistra, le commissioni, ma insomma l'attività dei parlamentari da questo punto di vista sembrerebbe andare in una stessa direzione, e quindi dovremmo concludere che non è un'espressione di antipolitica, ma una esigenza, come dire, condivisibile, corretta e trasversale. D'altra parte, queste riforme facevano parte appunto di un disegno politico, cioè la riduzione del numero dei parlamentari da sola credo sia ben altro rispetto invece ad una trasformazione più generale della Costituzione. Allora, le classi politiche si assumevano una responsabilità, cioè quella di dire vogliamo trasformare il testo costituzionale in questo modo. Farlo così, cioè quindi ridurre il numero dei parlamentari, e sono anche d'accordo sul fatto che sia, se vinca il sì che vinca il no, non è un certo un vulnus alla democrazia, ma farlo in questo modo significa trasformare il problema più generale della crisi della politica, della crisi del bicameralismo perfetto, in un problema legato appunto ai parlamentari.
E quindi in parte sì, direi che in parte invece veicola dell'antipolitica, perché è come se la nostra priorità fosse quella di, come dire, appunto ridurre questo numero, di risparmiare su questo tema. E allora perché? Perché stiamo parlando di questo? Tra l'altro l'espressione massima dell'antipolitica, un po' su questo sono d'accordo con il senatore Toninelli, è singolare che una classe politica approvi quasi al 90% una trasformazione, la riduzione dei parlamentari, e poi chiami l'opinione pubblica e l'elettorato ad un referendum. Questo effettivamente non aiuta l'elettorato e l'opinione pubblica a credere che la politica sia realmente in grado di riformare se stessa. Onorevole Calenda, lei dice che oggi la vera casta sono i 5 Stelle, perché? Ma io penso per quello che hanno dimostrato. Io ricordo che Toninelli, io me la sono segnata, diceva che appunto per esempio sul taglio dei parlamentari del 2016 e sul PD, scelleratezze costituzionali di un manipolo di analfabeti della democrazia proni al dio denaro e al dio potere, noti sotto il nome di PD. Quello che sta succedendo in questi anni, quello che è successo, è che un gruppo politico si è presentato come il grande rinnovatore della politica italiana. Ha detto che non si sarebbe mai alleato con nessuno e poi si è alleato con tutti e due per la prima volta. Ha siglato tutti i provvedimenti di Salvini, compreso il fatto di spalleggiarlo su quello che è accaduto sulla 18 ed oltre. E poi dall'altro lato quello che ha fatto adesso gli vota per mandarlo a processo. Questa è una democrazia impazzita, e non è una democrazia impazzita solo per i 5 Stelle, la professoressa lo notava bene prima, lo è anche per le forze politiche che votano una riforma, no, poi votano sì, poi la cambiano come se si trattasse di nulla. Ma questa aria anticasta che continuano a dare i 5 Stelle, quando per esempio dicono e adesso riduciamo gli stipendi dei parlamentari, e allora io gli rispondo, sapete che c'è? Parametriamoli a quanto si guadagnava prima. Perché non c'è un 5 Stelle che non si sia arricchito con la politica. Io guadagno un quinto di quello che guadagnavo prima. Allora la domanda è casta i 5 Stelle o chi rinuncia per far politica? È questo tipo di retorica che va fermata una volta e per sempre. Allora, senatore Toninelli, come replica questa accusa, insomma, intanto che vi siete tutti arricchiti, che poi insomma alla fine la casta siete voi? Vabbè, Calenda, abbiamo capito che mi dispiace che Calenda cerchi di impostare tutte le sue argomentazioni non in maniera tecnica ma in maniera politica contro questa forza politica, ma io rimango nel merito. Ma io ho esordito, scusi Toninelli, io ho esordito con argomentazioni tecniche a cui lei non ha mai risposto. Calenda, abbia pazienza. Sì, basta che non dici balle, poi è tutta la pazienza che vuole. Una riforma ampia della Costituzione. Nel 2016 si prova Renzi, 47 di 139 articoli, entrambi bocciati dai cittadini. Noi, siccome siamo persone serie, abbiamo deciso di fare una serie di modifiche puntuali. Qual è la prima modifica che mette d'accordo tutti, certamente i cittadini? È quella del taglio dei parlamentari, come improvvisato, no, seguendo le linee che accadono in Europa, sia in Gran Bretagna che in Francia, per farvi capire che è un qualche cosa che sta avvenendo anche a livello europeo, stanno riducendo il numero dei parlamentari, non c'è demagogia, non c'è populismo. E poi se parliamo una volta al sì al referendum che passa, i parlamentari sono tagliati, vogliamo parlare di taglio degli stipendi? Calenda, io mi taglio lo stipendio da quando sono in Parlamento nel 2013. Ma ti credo, guadagni comunque il 100% pronta, di quello che guadagnavi prima. Ma che ragionamento è? Ma non è, scusami, di Camera e Senato. Ma siamo che ragionamento è? Speriamo, ma scusami, allora, una alla volta, Toninelli, scusi, mi faccia la cortesia. Primo, io sostengo che i parlamentari vanno pagati bene, se lei conoscesse la storia saprebbe che è una grande conquista democratica, perché quando i parlamentari erano pagati male o niente, ci stavano i rentier in Parlamento, i ricchi ci stavano in Parlamento. Numero due, invece di pagarli poco bisognerebbe vietare di fare altre professioni oltre quella del parlamentare, che sarebbe una cosa molto più seria. Numero tre, io rispondo a un'affermazione di Di Maio che dice basta con questi che si arricchiscono con la politica. Arricchiscono. Di Maio, l'ultima dichiarazione che reddito che ha fatto per entrare in politica era zero. Arricchiscono. Io mi sono arricchito con la politica. No, Di Maio si è arricchito con la politica. Allora voi potete parlare di tutto, ma la dovete smettere di fare i moralisti anticasta. Perché state in Parlamento, vi comportate con un grado di trasformismo. Nessuno nella storia politica italiana si è mai alleato in questo modo con la destra estrema e poi col centrosinistra. Nessuno l'ha fatto. Abbiamo capito che Calenda ce l'ha con Di Maio e il Movimento 5 Stelle.
Io volevo però, se mi permette, rimanere nel merito per un minuto, perché una delle, una delle contestazioni che qual è? Grazie. Una, io voglio rimanere nel merito, io non ce l'ho contro Calenda, a differenza sua che ce l'ha contro il Movimento 5 Stelle, ma voglio che i cittadini capiscano a casa di che cosa si tratti. Riduci il numero dei parlamentari, immediatamente dopo che cosa fai? Fai le riforme gerarchicamente subordinate, regolamenti parlamentari, accorperemo il numero delle commissioni parlamentari, oggi sono 14, sono composte da circa 40 deputati e da circa 20 senatori, le ridurremo in modo tale che il numero rimane sufficiente affinché possano lavorare bene e faremo una legge elettorale che garantirà la rappresentanza, però, e chiedo anche a Calenda, e spero che il PD sia d'accordo, con le preferenze, che sia un Parlamento fatto da un numero giusto, europeo di parlamentari, scelti dai cittadini. Speriamo che questa battaglia, che rappresenta un grande salto di qualità in avanti nella democrazia, venga accolta con favore da tutte le altre forze politiche. Ecco, mi verrebbe da dire, senatore Toninelli, che forse bisognava... Non dico farle prima tutte le riforme che andranno fatte per accompagnare un taglio dei parlamentari, la modifica dei regolamenti, eccetera, eccetera, ma almeno avere l'accordo politico solido per poterlo fare, perché se no, finito il referendum, i parlamentari saranno tagliati e a quel punto cosa succede? Posso fare una domanda al taglio dei parlamentari nel 2016 che terminava il bicameralismo? Perché lei in quel contesto disse che il bicameralismo non era un problema e che il problema era Renzi prima di tutto, ma in secondo luogo il numero dei parlamentari e la vicinanza alla politica. Allora adesso ci viene a dire che questa è la prima di una serie di riforme. La domanda che faccio è: lei ha cambiato idea sul bicameralismo paritetico? Cioè ritiene oggi, a differenza del 2016, che bisognerebbe ritoccarlo o cambiarlo radicalmente o addirittura cancellare una Camera? Senatore Toninelli. Benissimo. Allora, equiparare la riforma Renzi, che modificava 47 di 139 articoli, alla riforma nostra dei cittadini, votata all'unanimità dei partiti politici in Parlamento in ultima votazione, è veramente una stupidaggine. Ma ti ho fatto una domanda, veniva trasformato il Senato in una secondo petta, però mi faccia dire, in un secondo lavoro per i consiglieri regionali e per i sindaci, e veniva stravolto l'articolo 70 sulle modalità di fare le leggi. Quello avrebbe veramente danneggiato la qualità del lavoro delle istituzioni politiche. Alla sua domanda rispondo: il problema non è il bicameralismo paritario, e lo prova il fatto che l'Italia non è che fa poche leggi. Mi lasci finire, Calenda, la prego, poi parla lei. Il problema dell'Italia non è che fa troppo poche leggi, e quindi il bicameralismo paritario non è un problema, ma ne fa troppe, le fa non scritte bene e le deve correggere ogni anno. Vanno fatte leggi migliori, più durature e che siano anche più partecipate con i cittadini. E questo è l'obiettivo. Quella differenza sa chi la fa? La classe politica. Ed è per questo che le preferenze tolgono alle segreterie di partito il potere di nominare chi va in Parlamento. Allora, senatore Toninelli, è tutto chiaro, onorevole Calenda, tutto chiaro, ma non è chiaro niente perché non rispondono mai nel merito. Comunque sono d'accordo sulle preferenze, sono stato eletto con le preferenze e sono molto d'accordo alle preferenze. Allora, professor Tarquini, da storica, come sta cambiando secondo lei il Movimento 5 Stelle? È diventato un partito come gli altri, che è quello che praticamente ha detto poco fa l'onorevole Calenda, ed è una critica che viene mossa spesso ai 5 Stelle in questi ultimi mesi? Io direi che è sempre stato un partito come gli altri, e lo dico come un complimento, nel senso che noi siamo abituati dagli ultimi 30 anni a pensare ai partiti politici in termini negativi o comunque in termini sospetti, no? In realtà la storia dei partiti e dei movimenti politici è una storia importante, una storia che racconta progetti di trasformazione della realtà e che racconta la capacità di esprimere delle istanze della società. Quindi il Movimento 5 Stelle è certamente molto cambiato, se uno pensa appunto, lo ricordava l'onorevole Calenda, forse dal correre da soli a poi allearsi appunto con la Lega e poi invece adesso con il PD. Certamente tutto questo racconta una trasformazione.
Forse può rispondere, anzi senza forse, molto meglio di me, il senatore Toninelli sull'identità politica, ecco, del Movimento 5 Stelle, sulla sua cultura politica, cioè dove si colloca oggi rispetto a quando è nato. Dopodiché a me sembra un partito politico come gli altri, appunto, e lo dico in termini positivi, capace come altri, forse in certi momenti anche molto meglio di altri, di esprimere delle istanze della realtà, della società civile. Allora, riprendo da lei, senatore Toninelli, perché appunto, parlando di alleanze, il 20-21 settembre, sappiamo che non si vota solo per il referendum, ma si vota anche in 7 regioni italiane, e a parte la Liguria, dove siete riusciti a fare un accordo con il Partito Democratico, vostro alleato di governo, nel resto delle regioni niente. Allora, siccome Di Maio ha detto che dovete coordinarvi meglio, ma chi ve lo impedisce, visto che è esattamente la stessa cosa che Di Maio ha detto alle precedenti elezioni regionali? Ma guardi, noi ci abbiamo provato, abbiamo lavorato seriamente. Io sono convinto che il Conte 2 stia lavorando bene. Avete visto la gestione della pandemia e avete visto la gestione dei dossier europei con i 209 miliardi. Ci abbiamo provato in una regione bellissima, importantissima, in cui mi trovo in questo momento, che è la Campania. Avevamo candidato Sergio Costa, l'ottimo ministro dell'ambiente, un ex generale, un generale dei carabinieri della Guardia Forestale, che aveva combattuto contro le ecomafie. Però purtroppo il Partito Democratico penso che abbia guardato i sondaggi e abbia detto con De Luca, visto che ha fatto lo sceriffo sanitario durante la pandemia senza fare di fatto nulla, ha deciso diversamente. Quello per noi sarebbe stato un segnale importantissimo, ma c'è ma stata però mi scusi, la Toninelli, questo non significa Toninelli, che non si vada avanti. Toninelli, mi scusi, ma è prego, ovvio che quando si fanno delle alleanze bisogna fare dei compromessi. Ora è altrettanto vero che in base a tutti i sondaggi, lei ha citato la Campania, l'attuale governatore De Luca, che è stato ricandidato, stravince, è molto popolare, la maggioranza della popolazione ritiene che lui abbia fatto molto bene. Allora, se voi chiedete di mettere un candidato che ha poche chance, ecco, mentre invece in Liguria il Partito Democratico ha rinunciato al proprio candidato e ha sostenuto il vostro Sansa, che peraltro, diciamo, secondo i sondaggi, ha meno possibilità di essere eletto. Quindi, insomma, i compromessi bisogna farli in politica, questo l'avete capito. Guardi, anche voi 5 Stelle, che sì, avete sempre detto ma niente alleanze, niente doppio mandato. Sono il primo a dirlo. In Campania abbiamo candidato il ministro Sergio Costa 9 mesi fa, ben prima dell'esplosione della pandemia. Quindi non ci vengano a dire che non c'erano le condizioni, e anche il PD si sarebbe fregato le mani a poter accantonare De Luca, che non ha gestito bene la sanità. Se ha fatto lo sceriffo a parole durante la pandemia, se andiamo a guardare la sanità in Campania è un disastro. In Liguria ce l'abbiamo fatta, ma anche noi in Liguria abbiamo rinunciato al nostro candidato, addirittura votato dagli iscritti. Abbiamo fatto un compromesso. La Campania per noi era un momento importantissimo, ma questo non significa che non si vada avanti. Al governo stiamo andando bene. Ora portiamo a casa questo sì al taglio parlamentare, miglioriamo la legge elettorale, ma soprattutto facciamo un piano organico per utilizzare 209 miliardi del recovery fund, perché io mi metto le mani nei capelli se penso che quei soldi li possano gestire Salvini o Meloni. Ecco, sì, no, intanto sì, lei è al governo, quindi insomma siete voi che date la direzione giusta, no? Anche sul recovery fund. Adesso lo do subito la parola a Calenda. Vorrei solo ancora ricordare che siccome il governatore della Campania è un governatore uscente, è ovvio che venga ricandidato. Sarebbe come chiedere al Movimento 5 Stelle di non ricandidare la Raggi per fare un accordo col PD. No, dico, magari potrebbero fare un accordo, i cittadini romani sarebbero contenti. Ricandidano tutti. Questo adesso sarà un altro capitolo. Però, scusi Calenda, voi non avete fatto tanto meglio in Puglia, voi di Azione, che avete fatto un accordo con Renzi per sostenere il candidato di Renzi, che va contro il governatore uscente Emiliano, posso chiedere una e cosa? Che rischia di perdere. Le faccio io una domanda. Si poteva pensare in 1 miliardo di anni che un signore che ha attaccato ogni singolo provvedimento dei governi di centrosinistra di cui li faceva parte, dicendo che erano servi delle lobby, ha distrutto, non bloccando la xylella, mezzi ulivi della Puglia,
ha fatto una battaglia ridicola contro il TAP per poi finire in nulla, ci sono andato a fare il bagno sopra. Potevano pensare... Quindi è meglio se vince la destra? No, insomma, ma non funziona la politica così. La politica funziona che noi abbiamo detto candidate chiunque, ma non Emiliano. E noi ci siamo. Ma se voi candidate Emiliano, noi dobbiamo candidare una persona con Iva Scalfarotto, che è una persona, è pugliese. Ha girato il mondo. Ma anche Emiliano è stato un governatore uscente. Ma ragazzi, ma non si può fare la politica del meno peggio se il meno peggio diventa sempre il peggio. Perché se no, su questo ragionamento ti bevi qualunque cosa. Ed Emiliano è qualunque cosa. Capito, professoressa Tarquini, qua è difficile fare compromessi, accordi e insomma alla fine vedremo come andrà a finire sia l'elezione regionale in 7 regioni sia il referendum. Ma questo referendum è di destra o di sinistra? No, pure questo. Domanda difficile, nel senso che, come abbiamo visto, lo vediamo anche dai suoi ospiti in studio, esistono sostenitori del sì e del no in entrambi gli schieramenti, di centrodestra e di centrosinistra, anzi dovremmo chiedere appunto ai suoi ospiti se si sentono di destra o di sinistra, di centrodestra o di centrosinistra. Dopodiché direi, quindi da un lato il referendum, votare sì o votare no, non è direttamente di destra o di sinistra. Certo è che ascoltando anche loro adesso parlare, mi viene in mente che tradizionalmente, almeno negli ultimi 20-30 anni, sono i populismi, diciamo così, di centrodestra che hanno sollevato questa critica, anche diciamo in parte forse fondata, questa critica contro la politica, e le hanno dato appunto un senso rispetto alla politica come Parlamento, come gruppi parlamentari e appunto adesso come parlamentari, cioè che hanno tradotto le istanze giuste di critica generalizzata in un attacco appunto alla politica, anche un attacco al Parlamento, perché in fondo di questo un po' siamo qui che parliamo, una critica contro il Parlamento come se il popolo appunto avesse da solo delle energie positive, un po' ma, quando si diceva che la società civile è c'è migliore chi pensa, della... Mi scusi, c'è chi pensa che meno male che l'hanno fatto i 5 Stelle e non la destra populista nazionalista. Questo è così, in effetti è così, dopodiché esistono temi e culture trasversali, cioè non so come i 5 Stelle oggi definirebbero se stessi, dopodiché credo che l'attacco alla politica come Parlamento è certamente un bagaglio della cultura di destra, o almeno diciamo così di centrodestra. All'inizio degli anni Ottanta, giusto così, una notazione storica, c'è una forte dibattito, una discussione molto vivace sulle riforme costituzionali fra l'allora segretario del PSI Bettino Craxi e il Partito Comunista, e il Partito Comunista è quello che, diciamo così, appunto da sinistra rispetto a Craxi tende a critica una riforma in senso presidenzialista, la difesa appunto difende il Parlamento. Allora le posizioni cambiano, destra e sinistra non sono categorie immobili, però per esempio prima si ricordava il finanziamento pubblico ai partiti, non c'è dubbio che il finanziamento pubblico ai partiti ha rappresentato una battaglia di civiltà e di democrazia, perché se noi non finanziamo la politica si finanzia da sola e a quel punto la fanno i ricchi. Allora, questo tema è di destra o di sinistra? È un problema. Un bel problema. Senta, Toninelli, lei ha accennato poco fa al Recovery Fund. A che punto siete voi del governo? E a proposito di governo, lei rimpiange il governo con la Lega di Salvini, dove lei peraltro era ministro? Allora, sul Recovery Fund, come sapete, entro pochissime settimane presenteremo il piano che sommerà circa 20 miliardi di euro che potranno essere dati immediatamente. Nel frattempo, ovviamente, tutto il governo sta lavorando affinché si possano prendere nel modo migliore possibile e più veloce possibile tutti i 209 miliardi. Su una valutazione generale, io penso che anche il Conte 1 abbia fatto cose buone. Per conto mio, il reddito di cittadinanza, quota 100, la legge spazza corrotti. Abbiamo fatto scelte coraggiose che oggi, grazie a Dio, c'erano in un periodo come la pandemia, perché senza reddito di cittadinanza chissà quante centinaia di migliaia di famiglie andavano in mezzo alla strada. Abbiamo cancellato i rischi di tensioni sociali, ma penso che stia facendo meglio il Conte 2, perché la gestione della pandemia, io lo dico da Lombardo, dove ci sono stati quasi 20.000 morti, è stata una cosa di una difficoltà incredibile, e anche la gestione dei dossier europei. Quindi io penso che questo governo, questa maggioranza vada avanti, si consolidi, se continua a portare a casa risultati importanti nell'interesse generale. Calenda, Recovery Fund,
lei vede questo governo pronto per una sfida fondamentale per il rilancio e direi il salvataggio dell'Italia? Ma non è, non credo sia una questione di opinione, vede, portavo due documenti, questo documento qui. Cos'è questo librone? Questo documento è il piano di rilancio fatto dalla Francia, è pronto, è quello che dovremmo preparare noi ed ha un'analisi capitolo per capitolo dei provvedimenti da prendere e alla fine fa una cosa molto intelligente a mio avviso, cioè mette delle tabelle in cui spiega ogni provvedimento quanto occuperà, quanto costerà. È un documento molto esaustivo di 300 pagine. Questo è quello che ha fatto l'Italia, questo documento. Questo documento non è il documento, è le linee guida per la definizione del documento. Queste linee guida per la definizione del documento sono fuffa pura. Cioè è un livello di approfondimento che può scrivere un ragazzo in un tema. Ora, io dico, tra noi e i francesi, chi è che ha più bisogno del recovery fund? Noi o i francesi? Domanda retorica a noi. Allora, dire semplicemente se c'erano gli altri mi mettevo le mani nei capelli. Ma io mi metto le mani nei capelli per come sta questa situazione qua. E questa non è un'opinione politica, è un dato di fatto. E lo sa benissimo l'Europa che su questo è molto seccata, così come è molto seccata che non prendiamo il MES, il che è una cosa assurda per una ragione e che forse Toninelli ci può spiegare. Il recovery fund, che loro hanno salutato saltando per aria con le bandiere, è 100 volte più condizionato del MES che loro non vogliono prendere per mettere a posto la sanità. E qual è il razionale dietro tutto questo? Perché ti sta bene il recovery fund che è più condizionato del MES e non ti sta bene il MES? Vede, tutto questo, da questi documenti al MES, diventa tutta una battaglia ideologica, non c'è mai la realtà. Nessuno qui non vuole tagliare i parlamentari, la questione è fare come le fai le cose. Perché in Italia l'unica cosa di cui non si parla è mai del come, e questo è il come, e questa è fuffa. Rapidissimo, Toninelli. Allora, grazie a quella trattativa che ci ha portato a vincere in Europa, non era per niente prevedibile questo importante risultato dell'Italia. L'Italia si trasformerà da contribuente netto, do più soldi di quanto ricevo dall'Europa, a percettore netto, ricevo più soldi di quanto ne do. Questo è un grande risultato, sì, ma ora l'impegno ovviamente lei... è utilizzarli, però questo principio indietro, di però, trionfalismo no? A favore dei francesi, dei tedeschi, ma quale o trionfalismo, dei britannici, a me non piace tanto. L'Italia, non la devi buttare in cacciara. Mi spieghi perché il recovery fund lo festeggi e il MES non lo prendi? Rispondi a una domanda nella trasmissione. Toninelli. Io non l'ho mai interrotta, la prego di fare altrettanto. No, ma hai interrotto 20 volte. L'economia non riparte a pieno se non c'è una tenuta del tessuto sanitario, cioè della situazione. Toninelli, le posso chiedere? Oggi in Europa l'Italia è lo Stato che grazie alle proprie misure prese dal governo ha un numero di contagi inferiore ed infatti è lo Stato che sta crescendo di più e quel documento Toninelli, che ha fatto vedere Calenda è semplicemente il fatto per cui il governo sta lavorando e non l'ha ancora reso pubblico. Se mi risponde telegrafico, perché sul recovery fund, dove ci sono effettivamente molte più condizionalità che sul MES, voi festeggiate e il MES continuate ad osteggiarlo anche se molto probabilmente il governo dovrà dire di sì? Per due motivi, il MES è il passato e il MES non serve. Il MES è un trattato è il passato votato che è una risposta ratificato al governo di centro-destra. Ma è una risposta di merito il MES Calenda, è il passato. Prego, mi lasci finire. Da Berlusconi, Ma rispondi a una domanda, ma che vuol dire sul contratto di finanziamento è il passato? Ci spieghi? Rispondi a una domanda Calenda, in questa trasmissione. Calenda, io rispondo a tutte le domande se mi viene data la possibilità di farlo. Grazie. Rapido. Quindi ha delle condizionalità che sono enormi. Sulla parola dicono che non ci sono condizionalità. Siccome abbiamo ottenuto 37 miliardi in più, perché se ne aspettavano circa 170, e Conte e questa maggioranza ne ha portate quasi 209, utilizzeremo tutti quei soldi per tenere in piedi l'economia, tessuto produttivo e tessuto sanitario. No, nazionale. Ma non quindi te lo fa... No, oggi ma non serve. Sarà così, Toninelli. Primo, non hai risposto. No, condizionalità del recovery fund sono quattro volte tanto. Sai qual è il punto?
è che siccome avete detto no, state facendo una battaglia ideologica priva di qualunque ragione. Sai come lo si vede? Che rispondi in messa il passato, che quando si tratta di analizzare un finanziamento è una cosa che neanche un bambino di 4 anni. Allora, io non ho nemici. Lei mi pare che abbia quel movimento. No, c'è la realtà come nemica, è un problema. Allora, io vi devo fermare perché voglio farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché una cosa, almeno per il momento, sembra molto chiara, che questo referendum non risolverà il problema della selezione della classe dirigente partiti. Paolo Pagliaro. La democrazia interna ai partiti è la grande assente nel dibattito di questi giorni sulla riduzione dei parlamentari. È una questione irrisolta, benché sia stata posta con chiarezza dalla Costituzione. Tutti i cittadini, dice l'articolo 49, hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Da oltre 70 anni attendiamo una legge che stabilisca in cosa consiste il metodo democratico nella vita dei partiti. Ce ne sarebbe bisogno, visto che i parlamentari non sono più eletti dal popolo, ma sono nominati dalle segreterie con il meccanismo delle cosiddette liste bloccate. Quanto alla linea politica, non è decisa dai congressi o dagli organismi dirigenti, ma in genere il capo la comunica via Twitter. I partiti svolgono un'importante funzione pubblica, ma conservano la struttura propria di un ordinamento giuridico privato. Ridurre i parlamentari sarebbe stata l'occasione per riformare anche i partiti, ma così di nuovo non è stato. Tra i primi a porre la questione, quando l'Assemblea Costituente discusse e approvò l'articolo 49, fu Aldo Moro, che spiegò come in assenza di una base di democrazia interna i partiti non avrebbero potuto essere strumenti di democrazia nella vita politica del Paese. Ci sono stati in seguito numerosi tentativi di dare attuazione alla Costituzione. Una legge fu proposta da Luigi Sturzo nel 1958, non ebbe però miglior fortuna di quelle presentate in anni più recenti da Mancina, Turco, Castagnetti, Pisicchio, Briguglio, Sposetti, Veltroni, Richetti. Che i partiti debbano avere uno statuto e un sistema di selezione trasparente della loro classe dirigente resterà una chimera, comunque vada a finire il referendum. Allora siamo in chiusura, grazie Alessandra Tarquini, grazie senatore Toninelli, grazie onorevole Calenda, e ricordo il suo ultimo libro che ha molto successo, che si intitola I mostri e come sconfiggerli, pubblicato da Feltrinelli. Grazie, grazie. Spettatrici e spettatori, vi lascio ai programmi della rete e noi come sempre ci vediamo lunedì 8:30. Arrivederci.